Un investimento da 1,5 milioni di euro. Questo è il regalo che le Terme di Premia si stanno preparando per il 2018, anno in cui festeggeranno i 10 anni di vita. Un decennio che ha visto crescere il centro termale ossolano, nato tra le perplessità di tanti, soprattutto di molti politici che temevano che questo centro avrebbe generato solo debiti. L'investimento programmato ora riguarda alcuni interventi migliorativi della struttura, a partire dal centro relax, che traslocherà per creare una nuova area con vetrata sull'esterno, ma anche la zona benessere vedrà un importante ritocco, così come la zona ristorazione che diventerà spaziosa e meglio disposta. Per le terme è un ulteriore passo in avanti, a conferma della scommessa riuscita. Ricordiamo che il 2016 si è chiuso con un attivo di bilancio di 284.000 euro che la società pubblica, formata dai comuni della valle, ha approvato. L'amministratore unico Claudio Alberti Violetti è ottimista. Dice: il centro termale guarda avanti e si rinnova. Le terme sono una risorsa per la valle. In 10 anni abbiamo già investito 1.200.000 euro. Ora un ulteriore investimento. Nel 2016 le presenze sono state 106.000. Il 90% dei clienti giornalieri arriva dalla Lombardia. Il complesso è anche una fonte di lavoro. Al 31 dicembre ci lavoravano 21 dipendenti a tempo indeterminato, 3 stagionali e 3 a tempo determinato, tutte persone residenti in Valdossola.